Buongiorno a tutti, sono Maurizio Riva, uno dei proprietari della Riva 1920. Siamo presso il Riva Center perché quest'anno il Salone del Mobile con il coronavirus non si è potuto fare. Allora si è pensato di presentare il Salone del Mobile qui presso il nostro showroom museo a Cantù. Qui abbiamo il nostro cuore per il centenario, che sarebbe stato la cosa importante al Salone del Mobile, dove il grande cuore di Riva nella produzione dei suoi prodotti a basso impatto ambientale, quindi produrre assolutamente per tramandare. Volevo partire quindi da subito e farvi vedere noi come produciamo il prodotto, che è tutto in multistrato, in listellare di forestazione, il cassetto è a coda di rondine ed è lastronato col 20 decimi di millimetro. Usiamo collanti vinilici, non usiamo collanti fenolici, quindi tutto a basso impatto ambientale. Questi sono i nostri armadi, e anche qui vedete tutte le anime interne, tutto in massello, il cassetto sempre a coda di rondine, i registri della Blum. Lo schienale, per esempio, 8 mm foderato dentro e fuori, quindi anche questo è multistrato, e il dietro è uguale al davanti, perché vogliamo che alla fine sia bello anche dietro e non solo davanti. Questa invece è la nostra libreria, anche qui abbiamo tutto in multistrato, massellato come faceva mio nonno, di 1 cm, 2 cm, 3 cm, a secondo l'occorrenza che ci vuole per fare un prodotto da tramandare. Il legno di Cauri, questo legno di Cauri, questo è uno dei tanti tavoli che facciamo. Ogni anno ne facciamo circa 240, la base l'ha disegnata mio fratello Davide. Per fare un tavolo del genere ci vogliono più di 20 giorni, perché va resinato 3 mm al giorno con grande attenzione. È logico che questo è un livello molto alto, arriviamo fino a 12 metri di lunghezza. Uno dei primi pezzi è il cassettone, si chiama Gastonia. Questo cassettone ha lo scorrimento come il canterano del Settecento, cioè che lavora sopra e sotto il cassetto. Anche lo zoccolo in massello, proprio il mio pensiero, produrre per tramandare. Poi abbiamo un tavolo dell'architetto Urchiola, anche questo tutto in massello, con questo canale centrale in ferro spruzzato a fuoco a 180 gradi. Abbiamo delle nostre sedie, come vedete ne avremo diverse. Continuando il giro, ecco qui che arriviamo ad una cucina di livello molto alto, anche questa tutta in multistrato, con la gola centralmente dove le ante non fanno passare la polvere. Arriviamo per esempio ad avere questo cassetto per le posate, che è scorrevole, dove questo cassetto poi alla fine può diventare anche un vassoio, tutto finito a olio, e non abbiamo situazione di formaldeide. Qui abbiamo il tavolo Boss, uno dei tavoli che vanno per la maggiore, un prodotto che ho disegnato io. La cosa bella è vedere che ci sono delle crepe, e queste crepe sono date dal tronco che va in asciugatura, perché non si può mandare in essiccazione assolutamente questo tronco, e quindi fa capire un po' il falegname cosa ha pensato, sono un po' io, insomma. Ecco qui invece abbiamo le briccole di Venezia, qui abbiamo delle situazioni con cerniere, per esempio 3 cerniere, abbiamo questi ferri all'interno che tengono diritto le situazioni. Mi sto anche scoprendo di situazioni di know-how, però alla fine lo faccio perché voi dovete sapere tutto ciò come lo produciamo, e vi invito nelle nostre fabbriche, che abbiamo 3 piccole fabbriche, a vedere un po' la nostra produzione. Qui abbiamo una poltrona di Terry Duan, sempre la pelle è una pelle di 4 mm, la pelle di toro, conciata al naturale, quindi non al cromo. Qui abbiamo i nostri tavoli, fatti di questi blocchi di cedro, che sono i cedri che noi raccogliamo, che vengono tagliati per vari motivi. È un legno profumato, antitarmico. Abbiamo le briccole, abbiamo il cauri e abbiamo il cedro. E andremo nel 2021 a portare un progetto fatto con le barricche, perché ci siamo messi d'accordo con San Patrignano su questo progetto che verrà portato avanti da noi, dove andremo a comprare le barricche e poi daremo dei fondi per aiutare questi ragazzi che stanno cercando di trovare la loro strada. Andando avanti, qui c'è un divanetto dell'architetto Duan. Qui abbiamo un letto,
Questa è un'altra panca in cedro fatta da un inglese, è un pezzo molto importante per noi, sempre fatto con questi tronchi di riuso, perché gli stiamo dando la seconda vita, per arrivare poi ai nostri armadi. Ecco, qui addirittura l'interno di questo armadio è in cedro profumato. E un'altra cosa che adesso, visto il coronavirus, stiamo lavorando e saremo fuori il più in fretta possibile con questo progetto per la sanificazione, mettendo dentro questa macchina della Samsung all'interno dell'armadio per sanificare i vestiti che vengono tolti e vengono messi dentro, perché con l'ozono vengono purificati. Qui, proseguendo, abbiamo le cabine armadio. Abbiamo in noce americano di forestazione. Qui logicamente sempre tutte le tecnologie di ferramenta uguale, come sempre. Qui invece abbiamo il cedro profumato, cromaticamente molto più chiaro, logicamente invece la noce è molto più signorile. E uscendo da questo spazio delle cabine abbiamo la molletta, che l'abbiamo messa in piedi, questa molletta bruciata col fuoco e poi viene oliata, addirittura la sabbiamo proprio per dare questa consistenza di vena aperta. Ecco, e qui è uno dei must Riva. Valutiamo sempre di più il passato, il cassetto dell'avvocato di una volta, sempre con le briccole. Il ferro viene spruzzato a 180 gradi in forno, quindi siamo sicuri che la qualità è ottima. Questo invece è il nostro profumo di casa, ecco qua. Profumo di casa d'ambiente, fatto da un naso molto importante, è tutto completamente 100% naturale. Abbiamo i nostri pinetti, che tutti gli anni facciamo il pinetto per usare questi tronchi piccoli che ci vengono dati per non buttarli via, quindi facciamo il pinetto dell'anno con il legno di riuso. Questa magnificenza che trovo molto bello, questo tavolo di un pioppo che proviene dal fiume Po, nella zona di Verona, è tutto finito a olio ed è un merletto. Guardate la natura cosa fa. Qui vediamo un po' le nostre finiture, vediamo la targhetta che diamo a chi è un cliente importante che fa un fatturato adeguato, dove io voglio che la targhetta sia all'interno del cassetto, perché fra 30 anni, 40 anni, se c'è ancora il prodotto, si ricorderà del nostro rivenditore. È stato fatto l'anno scorso un grande investimento, abbiamo fatto circa 300 portacampionari tutti in massello. Qui è il dove ci mettono dentro tutti i nostri cataloghi. Qui ci sono i nostri campionari di legno, campionari della pelle, campionari del ferro, e proprio per far capire da dove noi proveniamo. Intanto vi dico che se avete bisogno scrivete sulla mia mail maurizio.riva@riva1920. Andando avanti, abbiamo il cedro. Qui abbiamo il cedro fatto oggi, qui abbiamo il cedro dopo 2 anni. Questo legno può star fuori all'acqua, logicamente ogni anno dagli un po' di olio, e qui abbiamo veramente degli oggetti per esterno. Abbiamo queste sedie fatte da gemmi duri, tutti in tag di forestazione del Costa Rica, col suo tavolo, le sue poltrone, i suoi sgabelli. E qui è tutto tag di forestazione 100%. Qui torniamo a un tavolo disegnato da me, molto semplice, fatto sempre con le briccole. Ecco qui un altro tavolo di Cauri. Quindi sono esemplari unici, questa è una misura molto molto grossa, abbastanza importante. Qui siamo sulla cantina, un pezzo importante di Riva, ci siamo inventati le calamiti, tutto massellato, tutto multistrato, tutto eco design. Qui abbiamo una cucina invece di Terry Duan, tutto lastronata. Qui abbiamo forni molto importanti di Electrolux. Siamo arrivati a fare i coltelli con la gude, che addirittura sono fatti in Cauri. Abbiamo tuttora questo tavolo che abbiamo portato al Salone del Mobile l'anno scorso,
che è un'aggregazione ed è un pezzo molto molto importante, dove era stato chiesto 1.800.000 euro. L'orologio non l'abbiamo lasciato qui per questioni di sicurezza, che abbiamo messo solo la foto. Sotto c'è un blocco di marmo Carrara che proviene da un'azienda che si chiama Enro, e poi abbiamo questa scultura di Eli Don Gigia fatta in acciaio armonico, e questo è un pezzo unico. Ecco qui quindi le pazzie di Riva che fa, e che sono queste, e che non è poi così facile. Andando avanti abbiamo questa molletta che funge da porta televisore, molto pulita, molto semplice. Abbiamo questo divano. Abbiamo la borsa, quindi qui cominciamo a toccare la situazione sgabelli. Questo è un tavolino fatto con le briccole. Poi arriviamo a questo tavolo fatto da Giovanna Zarello, con i bordi che sono invece tinti nero, ed è quercio invece in quercia con le finiture naturali anche questo. Ecco qua che arriviamo ad un pezzo forte della Riva, e questa libreria fatta tutta a coda di rondine, viene composta all'infinito, quindi uno può comprare 20, 30, 40 pezzi e si compone la sua libreria. È veramente un pezzo che va per la maggiore, perché non è impegnativo anche nello smontare, nel montare è molto semplice. Il nostro divano di grandi dimensioni dell'architetto Cappelletti è un tavolo con un blocco di cavoli sabbiato, tutto poi levigato e oliato, con a fianco questo cuore nero, tirato nero col fuoco e poi oliato, delle sedie, una panca di Terry Duan. A me piace molto questa panca, è un po' inusuale, è una mano felice l'architetto Duan. E poi abbiamo questo tavolo di questo spessore di una noce americana. Sono due tavole, quindi attenzione che avere queste due tavole di legno in questo modo, grosse così, già essiccate, ci vogliono sempre sui 2 anni prima di poterlo usufruire. E poi arriviamo a uno dei pezzi più importanti della Riva, ed è la Venice, disegnata da Claudio Bellini. Sono questi pali della Laguna di Venezia. Questo vetro è cotto a mano, è cotto nel forno. Si può avere anche con l'acciaio lucido, oppure col vetro extra chiaro, il vetro normale. Qui siamo su la libreria di David Chipperfield, fatta in noce. Calcolate che questo è tutto legno di noce, di forestazione sempre. È un pezzo bello, importante, semplice. Qui abbiamo invece una zona non per esterno ma per interno. Pellame, sempre un pellame molto grosso, molto forte, ma soprattutto quello che piace a me, con dentro anche gli sfrisi, non che sembra plastica, ecco. Un letto dell'architetto Vegni. Adesso stiamo portando avanti anche un altro letto con un cuscino un po' più alto, molto semplice. Qui abbiamo una poltrona fatta da un unico tronco, con questo cuscino, e questo è un tronco di cedro scavato dalle nostre macchine, con un suo tavolino disegnato da mio fratello con questa gamba un po' d'artista. Ecco qui che presentiamo gli ultimi pezzi del Salone del Mobile di Colonia. Queste ante tutte in vetro, che è sempre una vetrina, molto semplice, funge anche da cantina. Ci sono tutti i regolatori a terra per metterlo in piano senza fare fatica. Questa credenza con le ante in alluminio. È un contenitore che reputo anche questo molto bello, perché è tutto massellato, con dimensioni molto grosse per poter avere il fronte da 1,5 cm. Questa è una cucina di Matteo Thun. Questo è uno sgabello di Terry Duan, sempre con il pellame molto grosso e tutto in ferro spruzzato sempre a fuoco. Qui ci troviamo con uno degli ultimi di Aeghe, con all'interno la cappa, quindi autofiltrante.
e ci sono i nostri cassetti con questa maniglia incorporata a filo di Matteo Thun. I registri sono registri della Blum, reputo che siano i migliori. Qui siamo invece su un tavolo disegnato da mio fratello. I tavoli vengono fatti di qualsiasi misura, possiamo fare anche tavoli speciali. Facciamo anche i contradomestic. Contradomestic significa che facciamo case, ville su misura, perché noi proveniamo dall'arredo su misura avendo avuto più di 1600 clienti privati. Qui invece abbiamo la sedia fatta con Renzo Piano, con l'architetto Piano, per Longchamp. Avendo fatto tutto l'arredo per il 95% per il convento delle Suore Clarisse, ecco che abbiamo voluto rivoluzionare la prima sedia dell'architetto Piano in questa sedia tutta in massello chiamata Voltri. Abbiamo anche qui il tavolo dell'architetto Terry Duan con una base fatta in color bronzato e con queste due belle tavole di noce lasciato a filo pianta, in poche parole molto naturale. Anche qui abbiamo delle vetrine più semplici, più basse, di dimensioni più ridotte. Proseguendo abbiamo tavolini sempre di Terry Duan, questo divano che voi vedete in color chiaro, stoffa molto chiaro, è dell'architetto Zappa, e invece queste poltrone con questo design fatto dall'architetto Cappelletti. Abbiamo lo schienale in pelle con la seduta invece in stoffa. E ci spostiamo un attimino trovando questo tavolo, questi due tavoli accostati con la base di Renzo Piano ed è in cauri con resina e la base è pensata come se fosse la ferraglia uscita dalle Twin Towers. Qui siamo con uno dei prodotti più importanti di Riva, è la libreria dell'architetto Piano, di Renzo Matteo Piano. Questi sono tutti tiranti con i loro bulbi centrali, tutti in acciaio inox, che abbiamo fatti fare in canna di fucile per ricordare il nostro centenario. Quest'anno è 100 anni che ce l'arriva e nel 100 anni, se pensiamo che è arrivato il coronavirus, mi viene da piangere. Per il centenario abbiamo creato la molletta color bronzo, tutta quello che sono le parti metalliche. Adesso siamo quasi alla fine, abbiamo un divano di Zappa, dell'architetto Zappa, abbiamo la scocca completamente tutto in massello, è come se fosse, diciamo, un'arte industriale scavando tutto questo legno massello. Qui invece abbiamo le nostre librerie, questa funziona sempre, con la nostra scala in massello d'appoggio, col suo bel tubo, e anche qui abbiamo tutto multistrato, tutto oliato e tutto il resto. Qui come decoro abbiamo nel nostro showroom queste torri che sono le torri dell'aria di Michele De Lucchi, e poi voi troverete, se venite a trovarci, tutte queste biciclette dei mestieri. Sopra di noi vi è un museo di quasi 1000 metri quadri con più di 6.000 pezzi che vanno dal 1750, e sopra vi è invece una xiloteca di 900 tipi di legno, una materioteca di 97 aziende, un po' di marmoteca, un po' di libri, e nel mezzo vi è il tavolo Pangea che c'era al padiglione zero, disegnato da Michele De Lucchi. Cosa devo dire? Ragazzi, teniamo duro, dobbiamo tenere duro, cerchiamo di essere uniti. Noi siamo sempre presenti e auguriamoci che tutto passa, però dobbiamo avere grande cuore verso la natura, verso il nostro mondo, e soprattutto avere una grande attenzione verso il prossimo. A tutti gli imprenditori, a tutti i dipendenti, a tutti i vostri venditori io faccio i complimenti. Quindi passione, cuore, flessibilità, finiture naturali, tradizione, questo è il nostro motto. Vi ringrazio se siete arrivati fin qua e avete visto la fiera non di Milano ma di Cantù, di Riva 1920, venite a visitarci, è una cosa così, è una cosa nata dal cuore, vi sto parlando col cuore, grazie di cuore.